Quello dell'Aquila è un test che riguarda gli aquilani. Noi siamo fieri e orgogliosi di ciò che ha fatto il governo Berlusconi, non solo nelle ore immediatamente successive al sisma, ma anche nei mesi e negli anni successivi. Il governo Berlusconi ha dato grande dimostrazione di amore e anche di efficienza a beneficio di questa città che è stata martoriata da quel sisma. Ciascuno di noi ministri del governo Berlusconi fece il massimo di ciò che poteva. E noi come Ministero della Giustizia addirittura celebrammo il processo contro gli sciacalli 48 ore o 72 ore dopo il sisma e poi abbiamo proceduto alla più grossa opera di informatizzazione degli uffici giudiziari che questa città abbia mai conosciuto. Abbiamo realizzato un qualcosa che era del tutto inaspettato e nessuno si aspettava una tale prontezza da parte del nostro governo. Ci siamo riusciti e speriamo davvero che anche in questa tornata amministrativa noi possiamo riuscire ad avere all'Aquila un sindaco come Piero Properzi, che è non solo un grande esperto di urbanistica ma soprattutto un uomo concreto, operoso, capace di portare avanti quel processo di ricostruzione che non poteva concludersi in due anni e che infatti è avviato ed è stato avviato brillantemente dal governo e che noi vogliamo completare con serietà ed efficienza. Il Popolo delle Libertà è uno, qui c'è il simbolo, qui c'è il candidato che è il professor Properzi, non ci sono due PDL, ce n'è uno. Chi non è qui non è del PDL e quindi stiamo parlando di ex. Per quel che riguarda il travaglio precedente le candidature, noi siamo consapevoli che è sempre difficile trovare una sintesi e noi però alla fine siamo lieti della sintesi trovata, perché è stata trovata su una persona di gran pregio e di grande qualità. Qui noi non ci affidiamo alla burocrazia, ci affidiamo alla sostanza politica delle cose. Abbiamo offerto il nostro simbolo a sostegno di Piero Properzi, del professor Properzi. Saranno i cittadini dell'Aquila a indicare lui e consegnare all'Aquila un sindaco molto bravo che saprà mandare avanti questa comunità così come questa straordinaria e generosa comunità merita. Il governo Monti arriverà alla fine? Sì, abbiamo già detto che il governo Monti arriverà a fine legislatura, questo lo abbiamo detto e lo riconfermiamo. Ma guardi, la scelta di Properzi non può mai venire considerata una scelta dall'alto, perché a me è stata suggerita dagli aquilani. Il segretario nazionale sono io, il presidente è Silvio Berlusconi e il presidente Berlusconi ed il sottoscritto hanno avuto detto dai dirigenti dell'Aquila che il miglior candidato possibile era il professor Properzi, ed è il motivo per cui noi l'abbiamo adottato dal punto di vista del simbolo e del pieno sostegno. Ma io l'ho conosciuto dopo che era stato scelto, quindi siccome l'alto è il presidente Berlusconi o il sottoscritto, non può essere scelto all'alto, perché noi lo abbiamo conosciuto dopo che è stato scelto dai suoi concittadini. Noi saremo al fianco dell'Aquila con tutta la energia, passione e generosità che questa città merita e crediamo che le proposte del professor Properzi siano serie e ragionevoli, ce ne faremo carico in ogni modo e in ogni forma.